A Marina di Camerota la chiusura dei parcheggi sottostanti il costone roccioso di Cala del Cefalo ha suscitato la rabbia degli operatori turistici. La montagna di pietra mette a rischio l'incolumità pubblica, ma l'interdizione alla vigilia dell'estate 2016 ha gettato comunque nello sconforto gli imprenditori locali. Il comune assicura il massimo impegno per la riapertura. Noi stiamo facendo come comune, come amministrazione, la nostra parte, cercando di individuare una soluzione che in tempi brevi possa dare risposte certe e concrete non solo agli operatori della balneazione, ma anche ai tantissimi utenti e tantissimi turisti che ogni anno scelgono questa meravigliosa spiaggia che per 3 chilometri si estende su un tratto molto caratteristico del litorale di Camerota. E ci auguriamo che già nei prossimi giorni si possa divenire ad una soluzione. Difficile immaginare che il costone venga messo in sicurezza in tempi brevissimi, più probabile immaginare che venga individuata una soluzione alternativa per facilitare la sosta lungo quei 3 chilometri di costa, dove però pare destinata a rimanere chiusa per sempre la storica discoteca cilentana, il Ciclope, in cui la scorsa estate è morto un ragazzo a seguito di una caduta di massi. Non credo che ci siano più le condizioni per poter ripetere un'esperienza analoga, che è stata certamente un'esperienza di successo, un'esperienza che ha attratto migliaia e migliaia di giovani ogni anno da circa 30 anni a questa parte. Ma quando sarà messo in sicurezza il costone roccioso potrebbe riaprire. Qua sono valutazioni che dobbiamo lasciare ai tecnici e a chi ha competenze in materia. Noi dobbiamo, come dire, cercare di collaborare come amministrazioni per trovare un giusto compromesso tra sicurezza e legittime aspirazioni di crescita economica di un territorio. Alla cattiva notizia se ne aggiunge una buona per turisti e residenti di Camerota. E da giorno 20 parte anche un altro servizio strategico, che è quello del trasporto pubblico locale urbano, che avrà due linee, una che collega la zona del porto di Camerota con la zona del Lingardo ed un'altra invece che collegherà i centri dell'interno con la frazione costiera.